Grüß Gott. Entschuldigen Sie, Bitte. Ist Ihr Mann da? Nein, warum? Sie sind Italienerin? Ja, warum? Ah, sono Mariano Murillo, sono da Mezzano. Vengo molto spesso da qua, in Svizzera per affari. Disturben? Disturben? Vabbè, traduco, disturbo? Senta, guardi, perché non mi dice cosa vuole? Ma si sbrighi però, Se mi fai 30 secondi io espongo il problema. Per inciso, roba di 5 minuti, mi auguro. Va bene, mi dica. È parecchio tempo che mi capita di passare in questa strada. D'estate, d'autunno, d'inverno, anche in primavera. Ogni volta che alzo l'occhi, la vedo alla finestra. Stavolta addirittura stava sul balcone tra i fiori, allora mi sono detto, guarda bello mio, che sarei io per inciso. Si vive una volta sola, si vive. E allora? Lei che se pensa che ci sta qua dentro? Non so. Prova un po' a indovinare? Ma non so, sarà qualche omaggio. Una saponetta, un dentifricio, un detersivo. E che mi ha viato per uno da carosello? Gli pare che se c'aveva una saponetta o un dentifricio veniva a disturbare una signora come lei. Allora mi dica senza altri preamboli che cosa cerca. Piangurpo mi ci frega sempre. Prego, favorisca. Come dice? Pigli un po' una bustina a caso. È la opera. Soldi? Cos'è, una lotteria? Mi digli, Nandra, su. Non capisco. Oh, ma lei è proprio fortunata. E che cosa significa questo? Quanti si pensa che ce ne stanno? Voglio dire, dentro ogni bustina. Non saprei. Un milione giusto. Vendi bustine, 20 milioni. Lire italiane, meglio di niente. 20 milioni. Se li vuoi, sono suoi. Ma non sia ridicolo, via. Non mi dica che lei ha bussato a casa di una sconosciuta solo per regalarle 20 milioni. Smettiamola di scherzare, Regalare? Io non ho mai usato sta parola. Che mi ha avviato per opera via? Ah, volevo ben dire. Cara signora, ma chi regala più niente al giorno d'oggi? Mi pareva. Allora, per concludere, uno sconosciuto, italiano come lei, in un paese straniero, bussa alla sua porta. È una persona distinta, elegante, piacente. Posso dirlo per inciso? Questo signore non è un perditempo. C'ha soltanto 20 milioni e un piccolo affaruccio da proporle. Stranchezza e praticità. Io gli do i 20 milioni e lei... E io? Lei mi concede un'ora d'amore, non gli pare una proposta onesta e ragionevole? Ma come si permette? Per chi mi ha preso? Per la regina, direi, considerato il valore dell'offerta. Lei deve essere pazzo. Di lei, sì. E poi dico, 20 milioni. Anche una donna ricca ha certi desideri che il marito non può soddisfare. Non so per dire, in gioielli non più, una pellicetta di scorta. Prenda la sua roba e se ne vada da qui, altrimenti chiamo qualcuno. Va bene, va bene. Vedo che rifiuta. Come non detto. Per carità. Vede, signora, non mi è passata manco per l'anticamera del cervello l'idea di forzarla a fare una cosa che lei non può fare, ma... Non ci potrebbe riflettere su un momentino? Mi lasci, non c'è niente da riflettere. Ma mi domando e dico io come si fa a rifiutare 20 milioni, è una cosa mostruosa. Un giorno nella sua vita potrebbe anche pentirsene. Per una cosa poi che non lascia traccia e che magari, per inciso, potrebbe anche essere divertevole. Ringrazi Dio che non c'è qui mio marito, altrimenti gliel'avrebbe fatta pagare. Ma io sto qui per pagare 20 milioni. Poi domani parto per l'Australia e lei non mi vede più. Bel farabutto cercare di approfittare di una moglie fedele. Guardi che io sono una donna seria, ha capito? Ah, e io chi so, Ridolini? Porca loca, 20 milioni per un'ora d'amore. Permette? Sono le 3. Alle 4 sarebbe tutto finito, vede? Fuori!